Paola mi ha raccontato che uno degli allievi è uscito sbattendo la porta e dicendo sono tutte cavolate. Poi è tornato e al di là delle discussioni fatte, Giovanni e questo ragazzo si sono abbracciati. È una cosa molto importante capire che l'educazione è portare una presenza, un'autorevolezza. C'è un fatto che rende sicura la tua vita. Francesca aveva detto al suo amico proprio il giorno prima: abbracciami perché mi sento disperata. La disperazione è un sogno senza fondamento, è un'utopia. Abbracciami perché sono disperata. Ma nei miei anni di insegnamento ho imparato che è importante la lezione fatta con competenza, certamente documentata, fatta con passione, avvincente, convincente, ma per me è stato sempre molto più importante quello che succedeva dopo la lezione, il capannello dei ragazzi che venivano attorno alla cattedra non per chiedere quanto avevano preso nel compito, nell'interrogazione, ma per continuare a considerare l'orizzonte grande della vita. Quello che succede a livello educativo, secondo me, nei miei 40 anni di esperienza, non è la corrispondenza morale, affettiva, lì per lì, ma potere, con la grazia di un altro, fare in maniera tale che i ragazzi ritornino a quello che hai testimoniato. D'altra parte, noi insegnanti non lavoriamo dietro le quinte, siamo degli attori, siamo sempre sul palco. C'era un silenzio strano venerdì nel liceo, molto strano. Io non avevo mai vissuto un dramma del genere. Fiori sui banchi ne avevo viste altre volte, per ragazzi morti di malattie incurabili o di incidenti. Ma quel bouquet che era sul tavolo della Francesca mi faceva pregare e dire: i ragazzi hanno bisogno di speranza. E la speranza è data da uno che incontra qualcosa e ritorna sempre a quell'incontro, magari durante la vita, in un momento di fatica, ma vuol dire che ha incontrato qualcosa di lucido, che io ho recitato la mia parte, e la mia parte coincide con la vita che vivo, non a fare l'esistenzialista, il nichilista, il competente. Siamo su un palcoscenico per dire quello che viviamo, per recitare con coerenza e passione la nostra parte, perché abbiamo bisogno di speranza. Accennato al concetto di resilienza, e se potesse, se avesse la bontà di farmi conoscere oltre, da qualche parte ho letto che cioè resilienti non si nasce ma si diventa. La resilienza è la capacità dell'essere umano di sopportare situazioni estremamente dolorose o drammatiche. La ricerca è iniziata con i sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti.
per cui soggetti che avevano subito una delle più alte e gravi forme di degrado umano e di trauma a tutti i livelli, dal fisico, voglio dire, lo psichico. E, è diventata una scienza che ha messo in evidenza come vi è nell'essere umano quel fiore che sboccia nel deserto, che appunto è la capacità di ricostruire e rigenerare vita nonostante la vita stessa sia stata minacciata o sia stata depauperata. Il gene della resilienza è dentro l'essere umano, perché nel nostro DNA più profondo vi è l'istinto della vita. Però la resilienza si sviluppa e cresce nella misura in cui vi è una comunità e vi è dunque una realtà sociale che permette alla persona di educere, per cui di tirare fuori questo aspetto che è dentro di lei. Io una volta ho avuto modo di parlare con una ragazza che aveva perso nell'incidente della Malpensa di Milano, quello di qualche anno fa, vi ricordate, no? Aveva perso sia il padre e la madre, tutti e due, e aveva ereditato, loro avevano un famoso, ce l'ha ancora, ristorante, e lei si è ritrovata dall'oggi al domani senza genitori, in una condizione a dir poco drammatica, e raccontava di come la compagnia aerea, quella che, su cui erano, aveva messo a disposizione di tutti i familiari un'equipe di psicologi gratuitamente per permettere a tutti coloro che erano sopravvissuti alla tragedia o ai familiari dei sopravvissuti, per permettere a queste persone, attraverso un modello che chiaramente sarà un modello di tipo terapeutico, di superare il trauma. E diceva che per lei è stato determinante in quei momenti il fatto di poter condividere, di poter parlare e di avere una rete attorno a sé che le permettesse di non impazzire e di non cadere nella disperazione, perché sono eventi che effettivamente possono portare alla disperazione, come purtroppo è successo alla cara Francesca. Ecco che allora imparare a essere resilienti significa imparare ad avere una forza d'animo, significa imparare a comprendere che il dolore non è mai talmente forte da non poter essere trasformato e da non poter essere elaborato. Addirittura è stato scoperto che le persone che vivono queste esperienze dolorose e che attraverso la resilienza superano l'evento doloroso stesso, sviluppano poi una capacità particolare di affrontare e gestire la vita. Parliamo di un esempio di persona resiliente che è Alex Zanardi, ad esempio, il quale non solo è riuscito ad accettare la perdita delle due gambe, ma credo che qualcuno di voi lo conosca, anche perché è di Bologna, per cui è, voglio dire, dalle altre parti, ed è riuscito a ricostruire attorno a sé una rete di relazioni e una rete di contatti e di attività che oggettivamente lo hanno reso un modello e un esempio per tutti noi. Per cui la resilienza ha tutta una serie di parametri, no? Cioè tutta una serie di valori per cui si impara a diventare resilienti. Per cui è giusto dire che si impara la resilienza, però è anche giusto dire che la resilienza è una caratteristica tipicamente umana, per cui non è una qualità di qualche supereroe o di qualche persona che ha dei talenti o delle virtù in più. È appartiene ad ognuno di noi. L'importante è saperlo, conoscerla e poterla utilizzare, ovviamente. Approfitto per dire che all'interno della cartellina che qualcuno ha, oltre all'elenco dei seminari, per chi non l'ha mai fatto, c'è una questa che, se volete essere informati su altre iniziative in zona, io verrò qui in zona a fare altri due incontri nel mese di aprile-maggio, e per cui se volete poi anche ricevere una
newsletter su tutte le iniziative, è una card che ti darà diritto a particolari agevolazioni.